la signora quel giorno, uscendo dalla porta di casa sua, credeva evidentemente di dovervi rientrare di lì a poco. È passato un anno e la signora non è più rientrata in casa sua. E nemmeno ha più rivisto il marito. E nemmeno è più tornata nella città. E come ha potuto la vicenda prendere una piega così disgraziata? Soprattutto sfortuna, signor giudice. Una catena di circostanze, di casi talmente sfortunati, talmente ridicoli, che la cosa ne è stata avvelenata. Sfortuna e anche carattere. Tutti e due, anche lei, sono rimasti come spaventati. Signor giudice, è come temevamo. Nessuno è arrivato, né il professore, né la signora. La signora è mai apparsa in giudizio? No, signore, non si sa nemmeno dove sia. Ma il professore, almeno lui, l'avevate avvertito di questa udienza? Ah sì, che l'avevo scritto. Egli non risiede più nella città. Io stesso, dopo il suo trasloco, ne ho scarse notizie. Mi ero anche rivolto a quel suo amico, un certo Carletto, il poveretto, morto. Un male qui. È per istanza del professore che noi procediamo. Ah sì, signor giudice, appena accaduto il fatto, ritenne anche lui che gli dovesse agire in qualche modo, non si poteva restare passivi. Poi il professore partì e si può dire che la cosa sia continuata da sola. E esiste un figlio? Sì, signore, la sentenza dovrebbe anche servire ad attribuirlo al padre o alla madre. È spiacevole che io sia costretto a perdere il mio tempo. Il professore e la signora, se fossero qui presenti, finirebbero probabilmente per riconciliarsi. Però in questo caso... E del chiasso ce n'è stato un po' troppo. Voi eravate amico del professore? Ah, sì, signore. Amico e vicino di casa. La vostra impressione sul fatto? È sfortuna, signor giudice. E carattere? Per esempio, l'episodio sarebbe rimasto insignificante, magari ignorato da tutti, se non fosse capitata una combinazione stupidissima. Il ritorno a casa, in quel momento, di quella domestica, una tale... Irma, domestica nella casa del giovanotto. Sì, signore, questa Irma rientrò prima del previsto e, aprendo casualmente l'uscio di una stanza, pare abbia visto il giovanotto, il quale vi si trovava... Con la signora. Ebbene, disgraziatamente, sembra che questa Irma coltivasse anche lei... Sì, anche lei qualche confidenza col giovane. E il fatto è che, avendo visto, capito, non si sa che, la ragazza si mise fuori dall'uscio, si diede a vociferare, a far chiasso, mi affacciai anch'io. Un incendio non avrebbe svegliato nel palazzo un maggior trambusto. Io scacciai quella ragazza, signor giudice. Credo che poi abbia preso una cattiva strada. Probabilmente ciò che la signora Olga desiderava di più in quel momento era di poter tornare a casa sua. La signora non è più ritornata a casa sua. Ella riuscì ad arrivare sulle scale. Per essere a casa, in salvo, avrebbe dovuto risalire 20 gradini, due piani. Ebbene, disgraziatamente delle donne erano uscite sul pianerottolo commentando l'avvenimento e... Si resta spaventati pensando che la barca del nostro destino possa essere spinta dal vento di circostanze così sciocche. E la signora... Non è più rientrata in casa sua. Si è rifugiata da me, signor giudice. Ero io la sua migliore amica. Era molto agitata. Voi la ospitaste per la notte? Sarebbe stato troppo imbarazzante per lei tornare a casa sua e anche trattenersi nella città. Effettivamente, la consigliai io stessa di partire il mattino successivo col primo treno. Mi recai anche a casa sua a prendere una valigia con qualche oggetto. Mi prestai come amica, qualcuno doveva pur farlo. Ma sapete dove intendesse recarsi? Oh, immagino che pensasse di recarsi a Torino. Effettivamente, signor giudice, io credo che la sola giustificazione per una donna in questi casi sia quella del sentimento, non è vero? Tutti sanno che non si è trattato di sentimento, signor giudice, ma di leggerezza colpevole, imperdonabile, da parte di una donna anziana, signor giudice. Anziana per un ragazzo che non ha ancora 20 anni. La cosa è tutta qui. E voi avete detto Torino? Mio nipote era partito per Torino, signor giudice, ma la signora non vi è mai andata. Effettivamente la signora non avrà osato. Signor giudice, io ero veramente disposto a compiere tutto ciò che riguardava il mio dovere.
Lo dissi solennemente alla signora. Io non potevo. Non avrei potuto accompagnarla quando ella lasciò la casa. Io dovevo partire quella stessa notte, ma la signora non è venuta. E sapete dove sia andata? No. È venuta da me, signor giudice, ma solo molto più tardi. Da me è venuta quando non aveva più altro. Voi chi sareste? Sono la sorella della signora. Stiamo in un paesino. Mia sorella capitò un mattino, ripartì dopo pochi giorni. Noi non potevamo tenerla. Io non approvo certe cose. Poi ho 4 bambini, signor giudice, non mi fermo mai. Quando arriva la sera ho la schiena rotta. Anche mio marito brontolava, sa, noi dobbiamo lavorare per vivere. Erano anni che mia sorella non mi scriveva. Ma sapete poi dove sia andata? No. La cosa concreta, purtroppo, è che l'esistenza della signora risulterebbe disordinata. Ne accenno per l'assegnazione del bambino. Non si sa dove sia andata, piccole pensioni, espedienti. È lecito immaginare anche di peggio. La signora ha realmente dimostrato in tutta questa storia una vera inesperienza. No, no. Ve lo dirò io il motivo per cui è successo tutto. Il vero motivo è che mia sorella è stata troppo viziata da piccola. Era bellina, tutti la stavano a sentire incantati, tutto per lei. Ed è venuta su così, incapace di sbrigarsela, d'avere un po' di criterio. Sì, non aveva esperienza. Basterebbe l'episodio del baule. Quale baule? Signor giudice, un baule che io avevo preparato mettendoci i vestiti di mia moglie. Dopo la sua partenza. Si avvicinava l'inverno e vi avevo messo tutti i suoi vestiti pesanti, anche una piccola pelliccia di cui andava orgogliosa. Ma mia moglie non ha mai mandato a ritirare il baule. Non avrà osato scrivergli. E il marito, signor giudice, il professore, è una bella cosa che sia venuto. Sì, ho portato anche il bambino. Non potevamo stare lontani, è molto importante per noi. Forse nel grande universo questa è una ben piccola questione, ma ogni persona sa poco dell'universo. Sono venuto perché avevo bisogno di capire tutto, completamente, di conoscere anche i piccoli, brutti particolari. Altrimenti come faccio a dirle, a parlarle? Voi dite che da parte vostra avreste l'intenzione di parlare con vostra moglie? Sì, lo vorrei. Avvocato, che cosa avevo detto? È sempre così che finiscono queste cause. No. No, non giudicatemi male. Il problema è questo, signor giudice. Sapere come. In quale maniera noi dobbiamo amare la creatura che ci avvicina, che ci accompagna. Ecco, io vorrei dirvi. Dite, avanti. Sei freddo, il tuo soprabito è qui! Non fatevi aspettare troppo! E non tormentare troppo il povero Filippo! E tu, Filippo, ribellati! Povero Filippo, scherziamo sempre. Diciamo che è innamorato di mia moglie. È un ragazzino, eh. Allora ci mettiamo qui? Sì, è il posto migliore. È troppo umido laggiù, troppo sull'acqua.
Già qualche foglia secca. E così l'estate è andata. Eh già. Tutti gli anni si dice com'è passata presto questa estate. Sì, tu sei proprio deciso? Parti? Sì, dopodomani. Sto bene ora, sto molto meglio. Sono stati giorni di quiete, di aria buona. Peccato, sono volati. Non siamo stati mai insieme, avremmo potuto parlare dei vecchi tempi, no? Cosa vuoi? Forse è proprio così quando si è stati amici da ragazzi e poi per caso ci si rincontra. Non si sa più di che cosa parlare. Si è cambiati. Eh già. E si prova una specie di vergogna ad essere cambiati, come se fosse colpa nostra. Ti ricordi come ci si voleva bene, che confidenza? Però d'ora in poi almeno dovremmo scriverci, no? Cosa vuoi? Si dice sempre così. Già. D'inverno, qui senza villeggianti, è una malinconia. Olga! Olga, guarda! I canottieri spuntano ora! Belli, vero? È curioso, si vede la gente laggiù agitarsi. E non si sentono le voci. Ma ci deve essere un po' di vento ogni tanto e porta via il suono. Sembra di essere lontanissimi. Sembra di essere lontanissimi. Se fossi sicuro che non ci sono formiche, mi coricherei sull'erba. Senti, facciamo uno scherzo, eh? Ci nascondiamo con il cesto della merenda. Loro vengono su, guardano, cercano signor Carlo, signor Luigi. Noi niente, nessuno. Magari poi comincerebbero a impressionarsi, no? Oppure pensa, andar via addirittura. Si prende la strada zitti zitti e non si fa sapere più niente a nessuno. Io una volta persi una coincidenza. C'era una stazione e poi una stradetta deserta. Non ho mai sentito un tale silenzio. Nessuno al mondo sapeva che io ero lì. C'era un portoncino verde. Avrei potuto bussare, chiedere una camera in affitto. Nessuno avrebbe più saputo niente di me. Io alle volte invece provo una specie di paura. So paura che succeda qualcosa che guasti, che distrugga tutto. Tua moglie ti chiama. Olga, che vuoi? Non hai mica freddo? Stai attenta! Come si sta bene? Fa ancora caldo, si sentono le api. Tu hai un bambino? Sì. Mi piacerebbe fartelo conoscere. Lo tiene mia sorella in Toscana. Lei è sola, vedova. Lo adora. Siete soli qui, tu e tua moglie? Sì, siamo molto uniti. Io passo parecchio tempo a casa. Sai che cosa mi diverto a fare? Delle rilegature. Cioè? Rilegature di libri, sono molto bravo, sai, ho tutti gli arnesi. Così per passare la sera. E tu? Sei felice? No, non mi posso lamentare. Prima mi dava pensiero una dolia qui allo stomaco. Ma adesso dovrei stare molto meglio. E sarebbe curioso se fosse un brutto male. Bah. Sì, e da qui a qualche mese dovessi salutare tutto. Alberi, luna, gente. Belle cose che vai a pensare. I miei dicono che sono io a mettermi in testa certe idee. Sai, quelli di casa dicono sempre così quando uno si lamenta di star male. Dopodomani, quando mi rivedranno, diranno che ho un bellissimo aspetto e che lo scaldabagno si è guastato di nuovo. Dì, ti ha fatto meraviglia vedermi sposata Olga? No, perché? No, da ragazzi eravamo stati tutti mezzo innamorati di Olga.
Lei era una bambina. Non aveva un dito di cervello. Tutti i ragazzi le davano appuntamento al giardino pubblico e poi se lo raccontavano tra loro. La prendevano in giro. Io l'ho conosciuta per caso e capii subito che era ingiusto. Che era una vigliaccheria. Sono stato fortunato. Deve essere buona. Intelligente tua moglie. Sì. Sì. Alle volte, sai, io la paragono a certe bestiole. E non c'è nulla di più pulito, di più affettuoso, ingenuo. Io ho avuto molta influenza su lei. Ora devo essere io a dirle di uscire un po', di svagarsi. Prima di fare qualunque cosa, istintivamente lei mi dà un'occhiata, come per chiedermi il permesso. Però anche questo è bello, non è vero? Che c'è? Un uccellino, lassù. Dove? Guarda, lassù. Ah, eccolo lì! Guarda com'è piccolo e come si agita! E pensare che peserà un grammo di roba. Oggi c'è, domani non c'è più e lui niente, va, viene, fischia, fa il diavolo a quattro. È andato. Già. E come saltava, hai visto? L'anno scorso, lungo la mura, io vidi un gattino che giocava con dei bambini. Aveva un fiocco qui. E ti dico che era una gioia. E poco dopo, al mio ritorno, io trovai i bambini tutti impalliditi. E il gattino era diventato una cosa insanguinata, appiccicata sul selciato. Incredibile, vero? Come può essere che una cosa così felice, che giocava e i cui occhi brillavano, com'è possibile che da un momento all'altro possa finire completamente? Incredibile, vero? Certo, fa impressione. Alle volte penso che Olga muoia. No, dico, voglio dire che muoia presto, prima di me. Cioè? Ma penso che dovrei essere io a persuaderla. A persuaderla a morire. Lei avrebbe una tale paura. Si dispererebbe, urlerebbe e guarderebbe me, capisci? Dovrei essere io a persuaderla. Buona, che buona. Sta ferma. Rassegnati. È sciocco pensare a queste cose. Ma sai, ci si corica sull'erba per farsi venire le idee buffe. Sarà stato anche quel ragazzo a farmi venire un po' di cattivo umore. Filippo? Sì. È qui da sua zia per le vacanze. È innamorato di mia moglie. Io ci faccio un sacco di risate. Però è una cosa stupida. Non sarai geloso? No, 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 per carità. Olga, anche Olga ci fa tante risate. Non è per lui. È per lei. Sai che Olga piace che la trovino graziosa, giovane. Mi fa pena pensare che gli anni che vuoi vengono passando anche per lei. E lei certe volte mi guarda come se dipendesse da me farla tornare quella di una volta, quando la conobbi. Sarebbe bello rendere felici le persone che amiamo, ma è difficile, è difficile. Le cose
Le cose passano, arrivano in fretta, ingenuamente, e poi l'unico scopo di tutta questa fretta è di sciuparsi e andarsene. E non si sa neanche bene se sono loro ad andarsene, oppure noi. Come nelle stazioni, quando capitano accanto due treni fermi e intanto si vede nell'altro treno, in qualche scompartimento, delle persone che seguitano a ridere una con l'altra, a fumare una sigaretta. Così piano piano, silenziosamente, senza che se ne accorgano, si vede che si allontanano. Addio! Non si arriva a capire se è il nostro treno che se ne va o il loro. Sai cos'è? È che non siamo veramente liberi. Troppe contraddizioni. Ci sentiamo troppo costretti, confusi. Forse gli anni di vita sono troppo corti. Non si fa il tempo a capire bene. Eccoli! Eccoli, senti, senti, Carletto. Facciamo uno scherzo, facciamo finta di dormire. Sdraiati. Ecco, ecco, il posto è questo, ci sono anche sedili, venite. Che fanno, dormono? Svegliatevi, fagulloni, dormiglioni. Non sono stanca, non ne posso più. Avete appetito? Filippo, hai appetito? No. Oh, ho paura che mi si rompa un tacco. Irma, Irma, vieni qua, aiutami a preparare la merenda. Ma che posto meraviglioso, è proprio un incanto. E poi che panorama. Signor Luigi, signor Carlo. Signor Luigi, signor Carlo. Si sono addormentati. Facciamogli uno scherzo, facciamogli paura. Sì. Signor Luigi! Signor Carlo! Che spavento! Presto dunque con questa valenza! Un momento, un momento, ce n'è per tutti! Allora, signora Minia! Ecco! Olga, hai avuto freddo? No, no, anzi! Cos'è? Si è bagnata la borsetta? Sì, ma non è niente! E poco non mi cadeva nell'acqua. No, si è bagnata e questa si sciupa, bisogna asciugarla subito. Ma io l'ho asciugata, sai, non è mica stata colpa mia. Vedrai, vedrai che si sciupa. Era così bella. Non hai pensiero, eh? Ti sei ricordata, prima di uscire, di chiudere la vetrata? Sì, mi pare, sì. Mi pare. Luigi, per favore, non mi amareggiare. Oggi mi diverto tanto. Ma io non ti amareggio. Ma sì, adesso mi guardavi con odio, desideravi di vedermi morta. Dovevi sentire Filippo, sai? Era talmente buffo. Cosa ti diceva? Che senza di me non può vivere, che non sono degna del suo amore, che sono una bambola. Ecco, lo vedi, è troppo, non sta bene. Luigi è un bambino. Mi sembra Corradino, mi fa perfino ridere. L'avvocato l'ha chiamato Cupido. Ah, mi sono divertita tanto. Hai visto anche le regate, che bellezza. Dio, che tempo stupendo, che bella erbina. Olga, fai girare la testa. Non sei mica una bambina. Sono troppo rossa, eh? No. Non sono mica sciupata, sono ancora bellina. Ma sì che sei bellina. Come mi sta questa fazzoletta? Aspetta che ti si scioglie. Ti ha detto qualche minimità, Giulia? No, oggi no. Io non voglio che ti dicano delle cattiverie. Non sei mica arrabbiato, vero? No, però stai attenta. Che peccato che non c'è Corradino, si sarebbe divertito tanto. Un altro anno lo portiamo con noi. Allora, non volete assaggiare il mio prosciutto? Sì, 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 sì. Ah, signora Olga, come siete bella. Un bocciolo, animale. E vi guarda il mio Filippo, come soffre. Soffrire per me, ma cosa dite? Ah, egli desidera tanto e soffre. Ma in collera sono rimano quello che desidera, sapete? Da bambino diceva che voleva sposare me. Io non posso pensare che cattive, sporche donne gli si accostino. Già esse lo guardano, povero cherubino mio. Fra giorni se ne andrà via. Quando vi guarda, gli occhi vi si empiono di lacrime. Non ci credo, non credo niente, non credo una parola. Allora, Filippo, non vuoi venire a mangiare con noi? No, lasciami, non ho appetito. Il nostro Filippo ha perduto l'appetito. Io ho 20 anni. Essi moriranno tutti molto prima di me.
Anche Olga in fondo è vecchia. Filippo, nutritevi, altrimenti la passione vi consumerà. Forse domani sarò a Torino. A Torino ci sono tante belle bambine. Non andrò più la notte dalla donna di servizio. Filippo, venite allora, altrimenti non vi resterà nulla da mangiare. Mangerete se vi porterò io la vostra merenda. Oh, brava, brava, signora. Fate un nutrire, se no deperisce. Io vi rimanderei in collegio. Andiamo. Luigi, se sentissi cosa mi dice Filippo. Filippo, fate il bravo. Filippo, fate il buono. Andiamo, ma non lo mettiamo. Spiegatemi com'è il vostro grande amore. Dormite, mangiate, pensate sempre a me. Vorreste morire? Mettete la vostra mano sopra la mia, nessuno se ne accorgerà. Mi sembrate il mio Corradino quando lo prendo sulle ginocchia e lo pettino. Pettinerò anche voi con un fiocchetto fra i capelli. Avanti, Filippo, piangete. Se mi amate veramente, voi dovete piangere e strapparvi i capelli. Andatevene, vi odio. No, non dite questo. Andate via. Mi fate paura, a momenti vorreste buttarmi nel fiume. Oh, mio Dio, che giornata incantevole, che colore, che meraviglia. Su, facciamo qualcosa, divertiamoci, siamo venuti apposta qua per divertirci, gita, no? Vero? Bisognava cominciare a farle prima queste gite, fra l'altro si spende pochissimo. Facciamo qualcosa, ci voleva un mandolino. Ma che mandolino? Attenzione, sì, silenzio. Quando Rosa scende dal villaggio, sola sola e resta in mondo. A me piacerebbe, sapete cosa? Diventare la luna. Com'è bella. E voi, avvocato? A me un pesce. Si dice sano come un pesce, no? Un pesce. Sì, così vi fregano. A me piacerebbe essere una pianta, ma grossa. Un noce. Così arriva lo spaccalegna e vi butta giù. Eppure mi piacerebbe essere il colore che c'è nel fiume. Guardate, è meraviglioso. Io un gatto, così farei dei bei sogni accanto al fuoco. Oppure una pentola sempre piena di buone cose. E voi, professore, voi? Io un venticello che va per la campagna. Oh, sì, anch'io vorrei volare. Volare nella bell'aria, vorrei essere un uccellino. E io un fucile, così volereste poco. Sentite, potremmo anche fare un gruppo, no? Sì, facciamo un gruppo. Oh, certo. E poi fa così piacere quando passa per tempo guardare quelle fotografie. Però bisogna far presto, il sole va giù. Ecco. Oh, sì, qui, signora mia, qua in mezzo. Sì, io con la torta in mano, così. Ah, sì. Filippo qui, che ha gli occhi feroci alla signora Olga. Sto bene col cappello così? Oh, perfetto. Sì, io darò un'occhiata seduttrice al signor Lui. C'è uno sguardo sconvolgente. Mi stanco tanto a essere così vivace. Ma devo farlo, altrimenti si vede troppo che sono una signorina anziana. Spero tuttavia di trovare qualcuno che mi ami. Avvocato, che succede? Gli accidenti, mi fa disperare qui il coso, la cosa. Voglio riuscire bella, bella. Le mie labbra, devo ricordarmi di non mi dirle. Da un po' di tempo sembrano appassite. Ecco, forza, ci siamo. Friggetevi un po' voi altri. Su. Ecco, fermi così. Nessuno mi ha chiamata. Mi disprezzano. Ma io ho 20 anni e il mio seno è molto più bello del loro. Perché sento questo dolore? Fatto? Accidenti, ho paura della luce. Ma non aspetti, mio signor Carletto mi faceva ridere. La luce, purtroppo, il sole se ne stava già andando. Guardate, il pallone. Hanno alzato il pallone. Che bello, ha già raggiunto il sole. Come brilla. Come è diventato piccolo. Da bambina, quando il sole tramontava, c'era l'ombra di un monte e noi ci mettevamo proprio sulla riga dell'ombra. Poi l'ombra camminava, noi facevamo una corsa e tornavamo di nuovo al sole. Di nuovo l'ombra ci copriva, noi facevamo un'altra corsa, finché poi tramontava del tutto. Et iam summa proculbillarum culmina fumam, maioresque cadunt altis de montibus umbre. Beh, sarebbe ora di prepararci per il ritorno. Per il ritorno, diciamo. Ma come dovevamo fare il giro nelle bacche? Il
giro nelle barche, ma abbiamo tanta strada da fare. Luigi, no? Ti prego, ci divertiamo tanto, era solo un giretto. Beh, ne farai a meno, sai. Luigi, ti prego. Te l'ho detto, io non voglio tornare a casa tardi. Io la mattina lavoro, domani ho lezione. E non passo mica le mie giornate soltanto a divertirmi. Dovresti pensare un po' anche agli altri. Ma veramente lo si era detto di fare un giro nelle barchette? Certo, lo si era detto. Va bene, sarà per domenica prossima. Ma domenica non verremo più qui. Molti di noi saranno già partiti. Ma va bene se si tratta semplicemente di un giro nelle barche. Ma certo, è cosa di un momento. Non voglio guastare la gita. Oh, va bene, allora andiamo subito, subito. Presto, presto. Avvocato, voi sarete in barchetta con me. Onore e piacere. Filippo, voi accompagnerete la signora Olga, sarete contento. Oh, attenzione ai naufragi. Andiamo, tartarughe. Vai, vai, Olga, vai. Se vuoi non vado, se ti dispiace. Ma no, vai, vai. E se affogo? Ah sì, vuoi affogare in due palmi d'acqua. Va bene, allora vado con Filippo. Sì. Vado? Sì, vai, vai, vai. Senti, se un altro anno andiamo al mare, mi insegni a remare. Mm. Anche a Corradina insegniamo a remare. Ma tu resti qui, non avrai mica freddo. No, no, vai, vai, vai. Mi ha chiesto se avrò freddo. Ha fatto finta di interessarsi di me per abolirmi. E tu vedendola andar via hai pensato le starebbe bene di cadere nell'acqua. Di' la verità, per un momento, un piccolo momento, le hai augurato di annegare. Ma che sciocchezza, ma perché dici questo? Perché ti fa rabbia che rida, che si diverta. No, mi fa rabbia che dimentichi le cose che faccia la bambina. E sai allora che voce ti viene? Una voce, pensa un po', da guardia carceraria. La guardia carceraria. Ma mia moglie anzi ne ha piacere. Io ho reso la sua vita bella, tranquilla. Certo, certo. Era molto viva tua moglie. Rideva sempre, non stava mai ferma. Beh, lo è ancora, no? Perché credi che ora sia meno viva? È cambiata. Beh, è cambiata da sé, non è mica colpa mia. Credi che io abbia cominciato a pesare troppo su di lei? Ma no, no. Sono gli anni che corrono per tutti, sono quelli che pesano. Tra qualche anno, rientrando, sorprenderai tua moglie che legge con gli occhiali. Ti farà un sorriso umile, come per scusarsi. E sarete due persone anziane. Beh, che c'è da gridare tanto? Ah! Pare che stia per succedere un piccolo naufragio. Dove? Laggiù, sotto le terrazze, guarda. Senti come ridono. Lo dicevo io. Qualcuno è finito veramente nell'acqua. Aspetta un momento, ma sì, ma è Olga, è proprio Olga. Olga!